pochi giorni dal KO subito in casa contro il Belgio, torna in campo la nazionale Under 21 che affronta in trasferta a Nicosia la nazionale cipriota. Seconda gara valida per le qualificazioni alla fase finale di Euro 2015. Partita che in qualche modo risulta già decisiva per gli azzurrini, con Di Biagio che rispetto alla sconfitta di Rieti opera diversi cambi. Italia che parte bene e si rende subito pericolosa al settimo minuto. Errore di Giamassa, ne approfitta Battocchio che appena dentro l'area fa partire il suo sinistro, ma in qualche modo Mitidis riesce a neutralizzare l'occasione dell'italo argentino. L'Italia che si rende pericolosa però subito dopo, qualche istante dopo, sempre al settimo minuto, con il colpo di testa di Longo sul traversone di Zappacosta, palla che finisce fuori non di molto. Italia subito aggressiva che si rende di nuovo pericolosa al diciannovesimo minuto, traversone dalla sinistra di Frascatore, colpo di testa del più piccolo in campo, Battocchio, che era già andato in gol di testa proprio nella gara contro il Belgio, palla che però finisce fuori. Ancora Italia al 26esimo con questo pallone lungo di Baselli, colpo di testa da parte di Belotti e questa volta si supera Mitidis che alza sopra la traversa. Italia davvero vicino al vantaggio. Primo tempo che di fatto si chiude con un'altra grande opportunità per l'Italia, prende la mira dalla distanza, Frascatore, palla che supera la traversa non di molto. Si va al riposo sullo 0-0 dopo i primi 45 minuti. Nella ripresa Di Biagio manda in campo una squadra più offensiva con la sostituzione di Fedato che entra al posto di Fossati. Per attendere però la prima azione pericolosa bisogna arrivare al 15esimo, al quarto d'ora, con Longo che su questo 1-2 arriva in area di rigore, conclusione col mancino, defilata, nessun problema per il portiere cipriota. Qualche minuto più tardi al 19esimo, in prota appena in campo da qualche minuto, 1-2, poi va alla conclusione col mancino, conclusione che però finisce fuori. È un buon momento però per l'Italia che qualche minuto dopo, qualche istante dopo, al 21esimo passa in vantaggio. Apertura sulla destra dove arriva Zappacosta, palla in mezzo che attraversa tutta l'area, arriva Baselli che la rimette verso il centro. Allora puntuale Fedato, entrato in campo all'inizio della ripresa, trova lo spazio per mettere dentro e portare in vantaggio l'Italia. 1-0 per gli azzurrini e primo gol con la maglia dell'Under 21, della nazionale dell'Under 21 per Fedato. L'unico pericolo che corre l'Italia alla mezz'ora con questo sinistro di Englezu, entrato in campo nel corso della ripresa, bravo però Bardi a farsi trovare pronto. Al 48esimo, in pieno recupero, l'Italia trova il raddoppio, percussione di Fedato che mette in mezzo, trova in prota con la complicità di Mitidis, non proprio irreprensibile, palla che finisce dentro, arriva il raddoppio degli azzurrini, 2-0 per l'Italia con il secondo gol con la maglia della nazionale Under 21 per il giocatore del Chievo Verona in prota. Finisce qui a Nicosia, l'Italia batte Cipro per 2-0.